Ciao e benvenuti sulle video guide di lofaionline.it. Per accedere all'area personale del sito IMS, oltre al più recente speed, possiamo da tempo utilizzare il PIN. Se per caso l'hai perso, è possibile recuperarlo online. Basta che il numero e la mail utilizzati per registrarci siano ancora in nostro possesso, perché a questi due contatti verrà inviato il nuovo PIN. Se non siamo sicuri di che numero e mail abbiamo utilizzato, continuiamo comunque nella procedura. Se i dati che ci ricordiamo risulteranno sbagliati, dovremo recarci all'INPS per richiedere un nuovo PIN. Per prima cosa, dobbiamo andare sul sito IMSS. Possiamo raggiungerlo direttamente, cliccando il link nella descrizione. Una volta sul sito, clicchiamo in alto a destra su Entra in My IMSS, come vediamo nell'immagine. A questo punto ci chiederà come vogliamo accedere. Noi vogliamo recuperare il PIN, quindi clicchiamo su Hai smarrito il PIN, che vediamo indicato dalla freccia. Nel primo passaggio, dobbiamo inserire il nostro codice fiscale, il numero di telefono e la mail con cui siamo registrati all'INPS. Se non ne siamo sicuri, proviamo ugualmente a inserire il nostro numero e la mail, poi continuiamo verso il fondo della pagina. Dopo aver inserito i dati richiesti, dobbiamo inserire il codice di conferma che vediamo in fondo alla pagina, e poi clicchiamo su Avanti, come indicato. Se per caso i dati inseriti non sono corretti, non potremo andare avanti. Possiamo provare altri numeri e indirizzi email che potremmo aver usato, ma se non troviamo quelli giusti, non possiamo recuperare il PIN online e per farlo, dovremo recarci alla sede INPS più vicina. Se invece i dati inseriti sono corretti, possiamo continuare con il ripristino del PIN. Come vediamo, nella nuova pagina ci dice che la richiesta è stata accettata, e alla nostra mail sono state inviate le istruzioni per completare la procedura. Ci rechiamo quindi sulla nostra mail e troveremo una mail come quella che vediamo. Qui dobbiamo segnarci o copiare il codice di ripristino indicato, e poi clicchiamo sul link che c'è poco sopra. Dopo aver cliccato il link della mail, saremo mandati a una nuova pagina sul sito IMSS. Come vediamo nell'immagine, adesso dobbiamo inserire il nostro codice fiscale e il codice di verifica appena ricevuto per mail. Dopodiché, clicchiamo su Conferma. Nella nuova pagina ci dice che la procedura di ripristino del PIN si è conclusa correttamente. Come leggiamo, ci verranno inviate 8 cifre del nuovo PIN per SMS al numero indicato, e altre 8 cifre all'email. Vediamo quindi un esempio dell'SMS che riceveremo con le prime 8 cifre del nuovo PIN. Arriverà quasi subito. E vediamo anche un esempio della mail che riceveremo con le ultime 8 cifre del nostro nuovo PIN. A questo punto torniamo alla pagina iniziale del sito IMSS. Nella finestra di autenticazione, quella che dobbiamo scegliere come accedere, lasciamo selezionato PIN, poi inseriamo il nostro codice fiscale e il codice di 16 cifre che abbiamo appena ricevuto per mail SMS. Poi clicchiamo su Avanti. Ecco fatto! Come ultimo passaggio ci dice che dobbiamo generare un nuovo PIN. Infatti il PIN IMSS deve essere di sole 8 cifre. Clicchiamo quindi su Avanti. Come leggiamo, dobbiamo portare la procedura fino a termine, altrimenti non sarà attivo il nostro PIN. Clicchiamo di nuovo su Avanti. Ecco generato il nostro nuovo PIN che vediamo indicato dalla freccia. Per sicurezza clicchiamo su Stampa, poco sotto, per averlo sempre a portata sul nostro dispositivo. A seconda del dispositivo che utilizziamo potrebbe chiederci di salvarlo o salvarlo automaticamente. Lo troveremo poi nella nostra cartella, Download o Scaricati. Se non siamo sicuri di riuscire a salvarlo o trovarlo dopo, possiamo semplicemente scrivercelo su un foglio, e non perderlo. Una volta sicuri di avere il PIN segnato o salvato, procediamo cliccando Avanti, come indicato. E infine, come ultimo passaggio, dobbiamo inserire il nuovo codice PIN, dove richiesto, e poi clicchiamo Avanti. Ecco completato il ripristino del nostro PIN come confermato dalla scritta indicata dalla freccia che vediamo nell'immagine.
come abbiamo detto, se per caso il numero e la mail associati non coincidono, dovremo recarci all'INPS per fare associare i giusti numero e email o per farsi dare direttamente un nuovo PIN. La guida termina qui, ma per ulteriori informazioni potete contattarci nei commenti o tramite i social. Grazie per aver seguito questa guida e ricorda di iscriverti al nostro canale cliccando su iscriviti, come vediamo nell'immagine. Sul nostro sito lofaionline.it trovi molte altre guide in formato classico da leggere, sempre gratis e illustrate, passo dopo passo. Come semplificarci la vita su internet? lofaionline.it